Buongiorno, freddissimo anche questa notte. Adesso mi faccio un bel tè caldo e poi si riparte. Vediamo. Buona giornata. Ore 7:32, campo base già completamente smontato, colazione fatta, due brioche e un bel tè caldo per riprendermi, per cercare di far passare sto mal di gola, ma persiste ancora. Sono in mezzo ai frutteti e stanotte il freddo ha picchiato veramente duro, come vi dicevo prima, però adesso c'è già un bel sole caldo rispetto agli altri giorni che mi svegliavo con la nebbia, quindi ho ritirato la tenda abbastanza asciutta e niente, sono pronto per pedalare oggi direzione Collegno. A dopo ragazzi. I bagni nei cimiteri sono sempre comodi per lavarsi la mattina, ricordatevelo. Scappate le mucche, devo dare che sono le regali. Ah, non le sta mandando fuori? Se... Oh madonna! Grazie Komoot che mi trovi queste perle. Poco fa accanto a una cascina lì su queste strade di campagna c'era un signorotto sul ciglio della strada che guardava i suoi campi con scarpe da lavoro, pantaloncino, camicetta di jeans, barba bianca lunga, capelli arruffati e sigaro in mano. Mentre passavo mi guardava e come mio solito io saluto sempre le persone che incrocio, che incontro, e quindi buongiorno signore, e lui di tutta risposta: buongiorno compagno. Dove vai, cucciolo? Sei tutto zuppo. Di salutare la provincia Granda e tornare nella provincia di Torino. Sono appena uscito da Cavour, il paese delle mele. E ovviamente essendo il paese delle mele mi sono fermato al bar e mi sono fatto fare una spremuta d'arancia. Boh, sono strano. Vabbè, comunque adesso sono ripartito. Ho ancora 51 km da fare per la mia tappa di oggi, quindi sono tanti, ma è ancora presto, me la sto prendendo con calma, ma come al solito del resto. Quindi pedala Giappino, pedala! Tratti, perché vai e viene il sole. Prima pedalando ovviamente mi scaldavo, ero fuori dalla città e ero al sole, faceva caldo. Adesso sono entrato, fa freddo, si capisce niente questo tempo oggi. Poi sono passate le nuvole, era coperto, sembrava piovesse, quindi si stava bene.
Ieri pure troppo, ieri faceva caldissimo. No, io ho bisogno del caldo. Veramente. Io sono un terrone, puro sangue di Caserta. Solo nativo di Caserta. Poi hai vissuto in Svizzera. Sì, sono cresciuto in Svizzera. Io quando vado giù al paese, adesso ho mia madre che non sta bene, allora ho più potuto andare. C'ho una bicicletta normale da donna, però col cambio, no? Io mi faccio 40 km tutti i giorni, con la bicicletta da donna, okay. Torno al paese. Parto preciso a mezzogiorno, quando il sole a zenith, a 40 gradi, ma veloce. Poi sai, mi fanno, ma tu sei pazzo a quell'ora. Vabbè, minchia giù, cioè picchia secco, ti trovano coricato da qualche parte prima o poi. Ma io vado proprio a quell'ora perché fa caldo. Perché vuoi proprio il caldo così? Sì, ma quello è estremo, non è caldo estremo. Se quello. Sei 40 gradi, ma io sto una meraviglia, pedalo una meraviglia, un razzo. Quanti litri d'acqua ti bevi con quella caldo lì? Come? Portare, vai in giro col secchio in bici. Poi appunto i paesani mi fanno, tu sei pazzo a quell'ora. Io vado a quell'ora proprio perché fa caldo, sono una meraviglia, veramente. Ognuno c'ha la sua temperatura. 40 chilometri come si deve, arrivo a casa, mi faccio una bella doccia, mi butto sul divano e dormo. Mezz'ora, tre quarti d'ora. Ci sta, sì. Come ripresa. Ok. Va bene, grazie della chiacchierata e grazie del tuo tempo. Buone cose. Grazie mille, grazie. No, gentilissimo. Anch'io il caschetto lo porto sempre. Sì, anche se non è obbligatorio, in testa sempre. Sì, la testa. Sempre. Anche se dentro c'è poco nella mia testa, ma è importante, quindi sì, è meglio proteggerla. Però in tedesco si dice kluge Köpfe schützen sich. Le teste sagge si proteggono. Ok, allora io cerco di proteggere allora la mia. Dico che c'è qualcosa dentro. Qualcosina ogni tanto. Grazie del suo tempo, buona giornata. Grazie, ciao. E anche la tappa di Pinerolo l'ho conclusa, zona che conosco molto bene perché il mio bisnonno Pac abitava a Porte, pochi chilometri da Pinerolo sulla strada della Valchisone. Adesso sono davanti al Duomo di San Donato, che è quello lì dietro, ma come al solito io ve li faccio vedere tutti sempre contro luce, quindi accontentatevi, vedetelo per com'è, al massimo cercatevelo su Google perché non posso fare altrimenti. Dovrei portarvi anche su alla chiesa di San Maurizio, però la strada per andare su è tosta da fare a piedi, figuriamoci con la bicicletta, quindi io che l'ho già vista più volte ho deciso di non andarci e sarò egoista e non ve la farò vedere. Sono un po' una brutta persona, vero ragazzi? Stupinigi sarà tutta così, leggera discesa, veloci come il vento, peccato che ci sia un'aria fredda, infatti ho rimesso sulla felpina perché non si sta per nulla bene oggi. Come al solito mi sono perso in ciante. Caffè Corus, non va bene, proprietari del bar. Ma perché viene così male? Sono appena venuto via dal bar Corus di Volvera, dove mi ero fermato a prendere un caffettino che doveva essere una cosa veloce per rigenerarmi un attimino e prendere un po' di energia. Invece poi mi sono perso come al solito in ciance con la proprietaria e con un suo amico che era lì a bersi una birra. Abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere e alla fine la barista mi ha offerto gentilmente anche un pasticciotto pugliese, buonissimo. E quindi sono in ritardissimo, perciò devo darmi una mossa. Oltretutto di là, se guardate, sta arrivando un tempaccio che non promette nulla di buono. Perciò gambe in spalle e pedalare. Ciao!
come da copione anche la palazzina di caccia di Stupinigi, ve la faccio vedere con un pieno controluce, anzi a quest'ora il sole è già bello basso che picchia proprio in camera, faccia nera sicuramente, quindi non vi ho fatto vedere né castelli né chiese né palazzine di caccia perché sono sempre controluce, arrivo sempre all'ora sbagliata del giorno. Quindi anche questa immaginatevela, cercate su Google, Wikipedia, guardate com'è fatta e anche il parco a quest'ora è chiuso, o forse è chiuso per questioni Covid, non ho chiesto bene, ma comunque è chiuso, non si può andare a visitare in questo momento. Domani di qui penso passare al giro perché sono tutte le bandierine delle transenne e faccio i miei ultimi 14 km e per oggi è finita, basta così e domani ultimo giorno di pedalata verso casa. Ingresso trionfale a Torino, subito nel caos che sapete che io odio, le città e tutto ciò che ne concerne, macchine, caos, traffico e smog. Però devo arrivare a Collegno, quindi passo di qui. A dopo ragazzi. Un po' trascurati ma che ero stanco, ho fatto una bella doccia, abbiamo già cenato e sono arrivato qui al B&B Memole perché sono venuto a fare una sorpresa a Federico che è il mio follower più giovane e adesso ve lo faccio solo salutare perché sta facendo un po' il timido, quindi magari ve lo presento domattina a colazione quando è un po' più tranquillo. Ciao. Come vi ho detto sta facendo un po' il timidone,